Cari amici e cari amiche di Total Photoshop, bentrovati in questa nuova puntata della nostra Tutorial TV. Io sono la Cri e siamo in compagnia del buon Photoshop. Quest'oggi vedremo come creare rapidamente un effetto riflesso, ovvero andremo a modificare le sorti di un'immagine di panorama modificando proprio la tipologia di panorama. Ma vediamo subito come. Eccoci davanti a questa bella immagine, una fotografia che ritrae un panorama lacustre. In realtà questo laghetto lo abbiamo creato con Photoshop. In effetti, se vado a togliere appunto il gruppo di elaborazione, potete vedere bene che è semplicemente la fotografia di una prateria, esageriamo. Bene, vediamo come rapidamente andare a creare appunto questo effetto e cambiare così l'immagine vera e propria che abbiamo generato. Togliamo l'occhietto dal nostro gruppo di livelli e iniziamo a lavorare sul nostro sfondo. Anzi, Command J o Control J se lavorate su un PC e duplichiamo la nostra immagine. Prendiamo immediatamente lo strumento lazzo e andiamo a tracciare un po' il nostro orizzonte, anzi quella che in realtà diventerà poi la riva del nostro lago. Creiamo quindi una sorta di selezione molto irregolare. Ecco qua, perfetto. Selezione caricata, creiamo un nuovo livello e la riempiamo di colore. Quale colore? Andiamo a selezionare semplicemente il colore del cielo. Quindi con lo strumento contagocce facciamo clic su questo celeste e semplicemente gli andiamo a togliere un po' di luminosità. Quindi prendiamo lo stesso colore ma un pochino più buio. Diamo un bel ok con la selezione carica sul nuovo livello. Scorciatoia da tastiera Command Backspace, anzi scusate, Alt Backspace e riempiamo con il colore di primo piano, altrimenti dal menu modifica alla voce riempi avremmo potuto realizzare appunto lo stesso passaggio. Bene, ora abbiamo la nostra selezione attiva e la base del nostro lago. Dobbiamo creare il riflesso del panorama, quindi molto semplicemente invertiamo la selezione, copiamo, incolliamo e riflettiamo. Capito? Facciamolo che è molto più semplice. Selezione attiva, andiamo a invertirla con una scorciatoia da tastiera, quindi Command, Shift ed I, vedete che ho selezionato il resto dell'immagine, avrei potuto semplicemente andare nel menu selezione e dire inversa. E ora che ho selezionato il resto dell'immagine mi posiziono sul livello corretto e nuovamente Command J semplicemente duplico quella selezione. Vedete? Andiamo nel menu modifica, alla voce trasforma, vado a riflettere verticalmente il panorama, anzi la porzione di panorama che ho selezionato e lo posiziono qua sotto. Non lo vedo perché si trova sotto il livello riempito di colore, quindi lo portiamo in alto e lo mettiamo pressappoco in corrispondenza appunto della nostra riva appena tracciata. Non è sufficiente, vedete che scorgo un po' di colore, quindi Command T o Control T se lavorate su un PC e attivo la gabbia di trasformazione. Altra scorciatoia da tastiera, sapete che mi piacciono molto, tengo premuto il tasto Command e vedete come cambia, anzi probabilmente voi non avete la possibilità di vedere come cambiano i cursori all'interno della schermata, ma vi posso garantire che con il Command premuto il vostro cursore cambierà aspetto, diventerà una sorta di frecciolina bianca e questo vi permetterà di muovere indipendentemente ogni maniglia della vostra gabbia di trasformazione. Quindi semplicemente vado a tirare un po' su, ecco qui questa maniglia, vedete che l'immagine ovviamente mi segue e la posiziono in modo da coprire l'immagine, anzi il colore di riempimento di prima. Premiamo invio e voilà che la trasformazione è fatta. Posso abbassare leggermente l'opacità in modo da vedere un po' in trasparenza anche il colore di sfondo e iniziamo a lavorare su questo livello dandogli un po' di movimento. Quindi menu filtro, alla voce sfocatura scelgo un effetto movimento. Gli diamo un'inclinazione di 90 gradi, quindi vedete che c'è questo movimento un po' verticale.
senza esagerare, diamo un bel ok e il primo passo è fatto. Ovviamente vogliamo che questo, che questa immagine, questo riflesso sia esattamente all'interno del primo tracciato, della prima selezione che abbiamo fatto. Quindi altra scorciatoia da tastiera, Alt, tengo premuto appunto il tasto Alt e faccio in modo di creare una maschera di ritaglio. Quindi con il cursore mi posiziono tra i due livelli e con un semplice clic ecco che il mio riflesso, questa porzione di immagine, interviene soltanto sul livello sottostante. Il primo passaggio è fatto. Ora creiamo un nuovo livello, questa volta lo riempiamo di colore bianco, quindi menu modifica, alla voce riempi, usiamo il bianco e diamo un bel ok. Riempiamo di bianco perché andiamo ad aggiungere un disturbo e creare così l'effetto movimento delle ondine del lago. Come facciamo? È semplicissimo, nuovamente menu filtro, alla voce disturbo aggiungiamo un disturbo e voilà! Possiamo lasciare tranquillamente questi valori. Diamo un bel ok e il primo passo è fatto. Lavoriamo sempre con il filtro. Andiamo questa volta all'effetto pixel e attraverso la voce sfaccetta facciamo in modo che questo disturbo sia un pochino più contrastato, quindi si veda un po' di più il bianco e il nero. Ora ho una superficie puntinata in maniera irregolare che gioca solo con le sfumature di bianco e di nero. Quindi ora è molto semplice andare a muovere questa superficie per creare proprio l'effetto di movimento dell'acqua. Nuovamente attraverso il menu filtro, alla voce sfocatura, diamo un bel effetto movimento. Questa volta però con un angolo pari a zero, in modo che il movimento sia orizzontale. Diamo un bel ok e intensifichiamo il contrasto semplicemente con una regolazione. Quindi attraverso le regolazioni, valori tonali, voilà, andiamo a scurire i neri e a schiarire i bianchi. Perfetto, diamo un bel ok ed ecco che il movimento delle onde è creato. Nuovamente maschera di ritaglio, quindi tengo premuto il tasto Alt o opzione, lo inserisco e faccio in modo che compaia solo ed esclusivamente all'interno appunto di questa prima selezione. Non ci resta ora che cambiare il metodo di fusione da normale magari a moltiplica e vedete bene che abbiamo creato questo effetto lago. Andiamo ad aggiustare un pochino il tiro semplicemente facendo cosa? Innanzitutto applichiamo nuovamente Command T o Control T la gabbia di trasformazione e con il tasto Command o Control se lavorate su un PC andiamo a muovere singolarmente queste maniglie perché grazie all'effetto prospettico dato da questo espediente tutto sembrerà un pochino più realistico. Diamo un bel invio, nuovamente modifichiamo la prima selezione, quindi quella che accoglie sia l'immagine di riflesso che il movimento dell'acqua, semplicemente con un po' di sfocatura. Questo mi permetterà di non avere questo passaggio netto appunto qui intorno a quella cosiddetta riva. Quindi sfocatura, controllo sfocatura, senza esagerare, questi 4 pixel sono sufficienti per creare appunto un effetto realistico. Bene, non mi resta che aggiungere un pochino di ombra sulla riva stessa appunto della mia prateria per creare appunto l'effetto leggermente più realistico. Ed ecco che abbiamo inserito un bel lago all'interno di un panorama che prima non lo prevedeva minimamente. Quindi un nuovo livello, andiamo a creare una selezione, quindi selezioniamo nuovamente selezione quella iniziale, scorciatoia da tastiera, tasto Command o tasto Control, nuovo clic sul livello e vedete che viene caricata la selezione del mio lago. Nuovamente la devo invertire, quindi selezione inversa e lavoro su questo nuovo livello con la selezione inversa. Prendo il pennello, lo strumento pennello con il colore nero, un'opacità abbastanza bassa e vado semplicemente a tracciare un pochino di ombra tenendo attiva la selezione. Voilà, Command D o Control D per togliere, deselezionare appunto tutte le formichine che vedevamo correre intorno e voilà che abbiamo creato anche l'ombretta.
Bene, come al solito per creare il file perfetto c'è bisogno di un pochino più di tempo, ma in meno di 10 minuti abbiamo visto come generare un panorama completamente diverso. Bene, non mi resta che salutarvi qui, augurarvi buon divertimento con Photoshop, vi ricordo di iscrivervi alla nostra newsletter gratuitamente e di comunicare con noi attraverso i social network. Tutti i click sono qua sotto. Ciao a tutti e alla prossima dalla CRI.